Ausiliari del traffico incrociano le braccia, vogliamo essere rispettati. Stamane sittine degli ausiliari del traffico, le cui procedure di progressione verticale non sono state nemmeno bandite. Continueremo settimana dopo settimana con azioni mirate su tutte le tematiche che coinvolgono i dipendenti del Comune di Siracusa, perché noi lavoriamo e vogliamo essere rispettati, così in una nota UIL FPL Siracusa. Il bilancio fu approvato, la nostra domanda è sempre la stessa: cosa intende fare questa amministrazione comunale per il personale di Siracusa? Dopo avere da anni sottolineato più e più volte all'amministrazione i mali atavici che affliggono la redazione e tutto il personale, ci vergogniamo quasi a dover ancora una volta ricordare che il personale tutto ancora attende incrementi orari dati adottati subito dopo il bilancio, ma nulla. Procedure di progressione verticale, concorsi interni, di cui alcune bandite ma mai espletate. Procedure concorsuali della Polizia Municipale che, oltre al danno di non essere riuscita a cavare un ragno dal buco, vivono la beffa di progressioni verticali neanche bandite. Procedure di contrattazione decentrata, morte di consunzione tra uno spostamento e l'altro. Ma chi le ha viste? Per questo non intendiamo stare a guardare. Le RSU Alda Altamore, Giusy Campagna, Francesco Fortuna e Federica Lapira.